Senatore De Siano, un'opposizione molto critica, seppur pagata nei toni, verso l'azione amministrativa di Giacomo Pascale. Un'opposizione in maniera educata, nel senso noi rispettiamo le persone che hanno la responsabilità di guidare l'amministrazione, ma insomma, non facciamo sconti rispetto a quella che è la situazione del Paese. Oggi abbiamo approvato in Consiglio Comunale, la maggioranza ha approvato il bilancio di previsione per il 2024, è l'atto politico cardine, principe di un'amministrazione. È la fotocopia di quello dello scorso anno, è la fotocopia di quello di 2 anni fa, non c'è assolutamente un'idea di paese, non c'è assolutamente nulla di nuovo, semplicemente la ripetizione di quello che già c'è stato. Questa è un'amministrazione che ha fallito con lo sport, è un'amministrazione che ha fallito con la scuola, è un'amministrazione che sta fallendo, ha fallito e sta fallendo ancora con la costruzione, non c'è un'idea di nulla, se non spartirsi il poco che c'è nel paese. Questa è la verità di fondo. Noi combattiamo e mettiamo in evidenza quella che è una situazione reale, oggettiva. Prima si è parlato della nettezza urbana, in Consiglio Comunale abbiamo parlato della nettezza urbana e sotto gli occhi di tutti io che cosa devo dire? Fino a qualche anno fa questo era un paese modello rispetto alla raccolta dei rifiuti solidi, poi sono arrivati questi signori e hanno riportato il paese al terzo mondo, secondo me neanche in Biafra, neanche dove stanno facendo la guerra, a Kabul c'è una situazione del genere, e questi sostengono che va tutto bene. La colpa è semplicemente della ineducazione e della scostumatezza dei nostri concittadini. Io ritengo che, non gliel'ho detto in Consiglio Comunale, non vi ponete il problema che sia una metodologia di sistema per quanto riguarda la raccolta superato, che non serve a nulla, che va rivisto, che va corretto. Sapete quanto costa questo servizio ai nostri concittadini? Tanti, 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 tanti soldi. Il risultato qual è? Il servizio qual è? È sotto gli occhi di tutto. Un paese e un'amministrazione che falliscono in tutto.